Ce la possiamo fare, è chiaro che la cittadinanza deve dare una mano, deve stare a casa, deve stare con noi in prima linea con quello che può fare, quindi rispettare le regole base, questo è quello. E noi faremo di tutto e con tutto l'impegno, il cuore e la testa per arrivare in fondo vincenti, insomma, in un qualche modo. Sono gli operatori della sanità aretina che ci concedono 5 minuti del loro tempo per arrivare di fronte ai nostri microfoni e lanciare il loro appello. Noi ci siamo, dicono, e stiamo dando davvero il nostro massimo. Voi aiutateci rimanendo a casa e rispettando le regole. Erika e Ida sono due infermiere del reparto di malattie infettive dell'ospedale San Donato di Arezzo, un reparto messo in questo momento a dura prova, ma la voglia di vincere questa battaglia c'è tutta. In malattie infettive in questo momento siamo pronti, pronti ad affrontare l'emergenza. Gli operatori sono stanchi, hanno collaborato a creare tutto quello che è necessario per affrontare anche emergenze più grosse, che speriamo non si verifichino. E niente, diciamo che il clima è comunque buono. E noi siamo anche pronti ad accogliere nuove forze, ci organizziamo anche quotidianamente per addestrare nuovi ingressi degli operatori in modo che anche in un'emergenza più grande possiamo arrivare ancora più pronti. Quando siamo lì dentro in realtà si sta abbastanza tranquilli perché ci sentiamo utili, si sta poi con i pazienti, si vive il momento in cui si dice negativo a qualcuno e devo dire che è molto bello perché le persone sono impaurite e quindi quando si cerca anche di stare insieme ai positivi. Poi chiaramente ognuno di noi ha una famiglia a casa e qualche volta qualche preoccupazione per quelli della famiglia, ma se si fanno le cose in regola siamo abbastanza tranquilli. Se non la stessi vivendo, non potrei credere a quello che comunque succede da noi, ma anche quello che si vede succedere fuori. Voglio ancora rinforzare veramente l'invito a stare a casa, e stare a casa significa stare a casa, non significa esco perché tanto faccio una passeggiata, cioè perché noi siamo in prima linea e non ci arrenderemo, però abbiamo bisogno di tutti. Il reparto ora abbiamo per esempio attaccato i figli dei nostri dipendenti, i nipoti, ci hanno mandato un sacco di disegni con ce la farete e abbiamo attaccato tutti questi cartelloni, quindi è diventato un pochino più colorato e ci fa sorridere. Sono giorni di superlavoro anche per il laboratorio di analisi dell'ospedale San Donato di Arezzo. In tutta la ASL Toscana Sud-Est oggi c'è l'autonomia per verificare la positività dei pazienti. E posso dire che c'è davvero un grosso sacrificio di tutto il personale sanitario che ci permette un'attività, una determinazione per il laboratorio di offrire 120 test al giorno, quindi noi possiamo determinare fino a 120 test e poter quindi ogni giorno dare questa garanzia a 120 persone che si rivolgono all'ospedale. E analogamente a quello che fa Grosseto. E quindi stiamo cercando di potenziare questo tipo di dotazione anche strumentale per poter offrire, ovviamente, se dovesse aumentare il numero dei pazienti affetti, questa potenzialità del laboratorio. È ovvio che le misure prese, spero che tutti stiano a casa, stanno insieme con la loro famiglia. Noi della sanità faremo il possibile per combattere questa emergenza, cercando di aiutare tutti. Quindi si sta facendo davvero il massimo. Quindi esorto tutti a stare a casa con la famiglia e aspettare questi 15 giorni, sperando che poi questa patologia, questa epidemia, questa pandemia, così conosciuta con tanti nomi, diciamo, comincia ad avere il suo decorso naturale e quindi si attenui come numero di infetti. Per quanto riguarda l'acquisizione di strumentazione e risorse sono sempre benvenute, lei sa benissimo. Ci sono state diverse donazioni, i cittadini si stanno mobilizzando, sono molto anche carini, partecipi, ci partecipano da lontano ovviamente, un messaggio e tutto, ci tengono compagnia. Questo è tanto bello. Lei come sta? Come...
questa fase essere veramente in frontiera? Bene. Bene, grazie.